Da ieri le aree di risulta dell'ex tracciato ferroviario della costa dei Trabocchi sono di proprietà della provincia di Chieti e dei comuni della costa. È il risultato dell'accordo sottoscritto dalle parti a Rocca San Giovanni, presenti per la regione il presidente Chiodi, gli assessori Febbo e Di Dalmazio, il presidente della provincia di Chieti, Di Giuseppe Antonio, Ferrovie dello Stato per il tramite della società Sistemi Urbani che gestisce parte del patrimonio demaniale e immobiliare delle Ferrovie dello Stato, il sottosegretario all'economia Legnini, il responsabile finanza e controllo delle Ferrovie dello Stato Luigi Lenci, i sindaci dei comuni di Ortona, Fossa Cesia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro. Il costo dell'operazione, ha fatto presente il presidente della provincia di Chieti, Di Giuseppe Antonio, ammonta a 2,9 milioni di euro e di fatto copre tutto il tratto teatino della linea ferroviaria dismessa. La cessione delle aree delle Ferrovie dello Stato apre di fatto le porte alla realizzazione sull'ex tracciato ferrato del progetto regionale Bike to Coast. Ma la costa dei Trabocchi è ormai un brand, è una destinazione, è una caratterizzazione, è un evento di valore straordinario per l'Abruzzo turistico, e che oggi ci sia questo momento concreto per la definizione del progetto e la realizzazione del progetto è un momento che va salutato con grandissima soddisfazione, e ho avuto modo di dire che questo progetto inserito nella grande progettualità della pista ciclopedonale d'Abruzzo, quindi 132 km circa senza soluzione di continuità da nord a sud dell'Abruzzo, questo progetto rappresenta veramente un'opportunità straordinaria non soltanto per il turismo ma per l'intero sviluppo economico di questa regione. Abbiamo visto le potenzialità che sviluppa questo progetto, le attenzioni che già ci sono a livello internazionale da parte di tour operator relativamente alla destinazione Abruzzo così caratterizzata, e sappiamo quanto questi temi della sostenibilità, della mobilità sostenibile, del cicloturismo siano importanti, sappiamo quanto è importante un'infrastruttura sostenibile che coniughi tutti i territori costieri della regione Abruzzo.